Sono quasi 1.200.000 i condomini a rischio e qui vive il 75% della popolazione italiana. Che cosa fare per andare oltre questo problema del rischio che non è solo sismico, ma è un rischio a tutto tondo? Ma dunque, da quanto sta emergendo da questi primi diciamo, interventi dei relatori, quello che c'è da fare fondamentalmente è la prevenzione, un'opera di prevenzione che ovviamente deve essere sostenuta da una diversa visione, una mentalità diversa da parte del condomino consumatore di sapere per l'appunto prevenire certi eventi, in che modo? Nel modo in cui possa sentirsi maggiormente tutelato di fronte a quelle che possono essere le calamità che anche di recente purtroppo ci hanno afflitto. Quindi, come ho detto poco fa anche nel mio intervento, non si capisce come siamo obbligati dalla legge a poter mantenere in perfetto stato di efficienza e quindi di sicurezza le autorimesse condominiali, gli impianti di riscaldamento, gli ascensori o gli impianti elettrici, mentre per quanto riguarda la sicurezza o la nostra sicurezza nel sentirci garantiti dal nostro fabbricato, non esiste nulla che ce lo possa in qualche modo disciplinare. ANACI è favorevole al libretto del fabbricato per gli edifici? Ma non può non essere favorevole in quanto l'ANACI rappresenta gli amministratori di condomini che sono delegati per loro natura dal codice civile a rappresentare gli interessi dei condomini. Quindi è interesse dei condomini, è interesse dell'ANACI quindi favorire questo accrescimento culturale da parte dei condomini, dei propri amministrati affinché recepiscano questo messaggio così importante.